Disegna questo nel tuo stile. Questo è il significato di DIYS. In questo video vi farò vedere come ho creato e la storia che c'è dietro al disegno protagonista di questa sfida. Prima di iniziare però schiaccia il pulsantino iscriviti, è gratuito e in questo modo mi aiuterai a sostenere il canale. Cos'è un DIYS? Come funziona e quali sono i vantaggi che porta? Ve l'ho già spiegato in un video l'anno scorso, vi lascio il link qua sopra o giù in descrizione. Oggi ci concentriamo solo sulla pratica, quindi iniziamo. Ero indecisa se farlo in tradizionale o in digitale, ma questa volta l'ho fatto tutto in digitale e ho iniziato con una bozza veramente molto brutta. Dopodiché mi sono presa un'immagine di riferimento per dare un'identità al volto. Spoiler, la somiglianza andrà a svanire, quindi non è servita praticamente a nulla quella reference, però è entrato in gioco il mio stile, quindi top. Per fare il disegno avevo chiesto prima a voi su Instagram con dei sondaggi e vi ho fatto scegliere. Tra uomo e donna come persona protagonista avete scelto donna. Tra buono, cattivo e neutro, ovviamente cattivo, incluso un animaletto, non vi avevo fatto scegliere tra vivo o morto, mi dispiace, è andata così. Come ultima cosa, se dovevo inventare io la storia o ispirarmi a una già esistente. Devo ammettere che non sono stata completamente fedele a quest'ultimo quesito perché disegnando mi è venuta in mente una storia che poi ho reinterpretato, ma ho voluto mantenere come base. È una piccola favola con una morale di Esopo, o Esopo, non so dove sta l'accento, scusatemi. Si chiama Il lupo travestito da agnello. Racconta di un lupo che non mangiava da giorni ed era molto affamato. Ad un certo punto vede un gregge e decide di vestirsi da agnello per nascondersi tra le pecore. L'intenzione del lupo era di aspettare il calare del sole per andare insieme alle altre pecore all'ovile e mangiarle tutte durante la notte. Arrivata sera, tutto il gregge con il pastore si dirige verso la stalla. Nessuno si era accorto dell'intruso e il lupo iniziava già a leccarsi i baffi. Ma il pastore aveva bisogno di portare un agnello a sua moglie che gli aveva chiesto per preparargli la cena. Quindi, convinto fosse un agnello, prese il coltello e sgozzò il lupo. La morale di questa favola è che spesso le menzogne si ritorcono contro all'impostore. Questo è stato lo spunto di partenza. Poi io ho voluto aggiungere degli elementi e non cambiare particolarmente certe cose per rafforzare ancora di più alcuni significati. Nel disegno, infatti, sono presenti altri elementi di animali oltre alla pecora. Potete vedere i denti dello squalo, la coda del serpente a sonagli e le piume. Questi per me stanno a simboleggiare un po' tutte le altre vittime che però non ce l'hanno fatta. Altra cosa, la protagonista, la donna, non ho voluto farla troppo brutta in modo da farla sembrare cattiva. L'obiettivo era quello di travestirla da eroina, la brava ragazza della situazione, un po' come la principessa Mononoke, infatti ho usato un po' quella palette lì. E quindi solo chi ha ascoltato questo video e sa la storia può capire com'è questa persona. Quindi per me questo disegno come significato non ha solo quello delle menzogne che vengono sempre a galla, eccetera, eccetera, ma anche quello delle apparenze che non è tutto così come sembra e per sapere la verità bisogna conoscere la storia. Dato che questo disegno è molto più complicato rispetto a quelli che ho fatto gli anni passati, vorrei proprio che vi concentraste sulla storia e non sul design. Ovvero, dei riferimenti visivi chiaramente ci devono essere perché altrimenti non riuscirei a riconoscerlo, però non vi chiedo di includere tutte le cose che ho messo perché sono davvero tante. E mi piacerebbe però vedere un'interpretazione da parte vostra di questa morale. Per la parte più pratica, ora vi faccio vedere gli step che ho fatto per arrivare a questo risultato. Premetto che non sono
assolutamente un'esperta di disegno digitale, sto imparando in questi giorni, ogni tanto cerco di applicarmi il più possibile per raggiungere i risultati che ho dentro la testa, ma dato che i lavori che faccio vi piacciono e mi chiedete sempre come raggiungo quei risultati, vi faccio vedere i principali step che mi fisso io. Poi se avete domande, assolutamente fatemi nei commenti, anche perché vi spoilerò già che da settembre usciranno dei video sul disegno digitale e non ci sarò solo io a rispondervi. Dopo la line art, la prima cosa che ho fatto è stata rendere il disegno bello e funzionante in bianco e nero. Non ho aggiunto grigi, mezzi toni, sfumature, cose complicate, ho fatto proprio come un tratteggio classico a penna. Dopodiché al di sotto del tratteggio ho fatto tutta la colorazione con la palette che mi ero prefissata fin dall'inizio. L'obiettivo era quello di mantenere una colorazione più semplice possibile perché sapevo già che ci avrei messo tantissimo tempo. Infatti tra la bozza e la line art ho impiegato 11 ore e 10 minuti e per la colorazione 14 ore e 50 per un totale di 26 ore di lavoro. Yeah! In ogni caso il risultato mi soddisfa tantissimo, ho fatto anche la black mod di questo disegno. Cose importantissime da sapere per partecipare alla sfida: taggarmi innanzitutto sul post che farete per pubblicare il vostro disegno, usare l'hashtag scaloppine2023, usare il mio disegno che troverete su Instagram come seconda foto del vostro post, e la data limite è il 30 novembre. Spero che l'idea e il design vi piaccia, come sempre farò un video finale in cui metterò tutti i vostri disegni e farò un veloce commento. Ho lasciato un sacco di tempo, quindi non avete scuse, io aspetto i vostri disegni e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!